noi come amministrazione, come consiglio comunale, non potevamo non ringraziarti e io ti chiederei di spiegare bene che cosa hai fatto, perché dopo, insomma, hai fatto qualcosa di speciale che, oltre a salvare una vita, che è già quello di per sé è una cosa che non apprezzo, insomma, ci hai messo del tuo, ci hai messo proprio del tuo, insomma. Hai voglia di raccontarci? Io ve lo posso anche raccontare in... Guarda, se vuoi, ve lo posso anche raccontare in pochissimi minuti, come era già anche sugli articoli di stampa. Io ero andato a Imola per questioni mie private e poi dovevo ritornare in treno. E niente, come sono entrato alla stazione ferroviaria, stavano annunciando un treno in transito sul primo binario. Io ho detto, vabbè, ho tutto il tempo che ho per prendermi un caffè. Sono andato verso i binari per cercare il bar e appena arrivato sui binari, tempo un secondo, ho trovato questa persona in piedi con le braccia aperte in direzione del treno. Ho verificato in sicurezza che il treno non fosse imminente, lo vedevo da lontano e sono andato sui binari, l'ho prima richiamato, poi invitato, poi agevolato, lui si opponeva e quindi è stato un po' agevolato in una maniera che gli ha permesso comunque di avere la vita salva, anche perché il bene primario della Costituzione è proprio la vita. Quindi io, ripeto, non ho fatto nulla di quello che non avrei fatto a prescindere dalla divisa che porto. L'avrei fatto anche se fossi stato un normalissimo cittadino. Sarò stato incosciente? Non lo so. Però questo era quello che mi sentivo di fare e questo è quello che ho fatto. Né più e né meno. Prima che il Presidente legga il testo della pergamena, sì, un piccolo passaggio, insomma, che Fabio, insomma, non gli fa benissimo alzare i pesi, insomma, quindi sì, ecco, non mi fa proprio bene, ecco, perché insomma, per cose tue personali, è un anno che sono in malattia ho una cosa qua aggiuntiva sul petto che non mi permette di fare. Non dovrei sollevare nemmeno non dovrebbe una sollevare d'acqua. Una cassa d'acqua, ha sollevato una persona. Ecco. Allora leggo. L'amministrazione comunale, interprete del sentimento e della volontà della cittadinanza, volendo testimoniare la gratitudine all'arma dei carabinieri, conferisce al brigadiere Fabio Monticelli encomio solenne, quale segno di profonda riconoscenza, in quanto, sebbene libero dal servizio, presente presso la stazione ferroviaria di Imola, con eccezionale altruismo e spiccato spirito di abnegazione, non esitava a salvare la vita di un uomo in procinto di lasciarsi morire, travolto dal treno in arrivo, evidenziando forte determinazione, senso del dovere ed elevate doti morali. Grazie. Facciamo la foto tutti insieme? Sì. Chi è più alto si mette dietro? D'aperto? Sai che sei più alto? Grazie a tutti. Grazie.